15 dicembre due persone a volto scoperto si sono recati in un bar che era pieno di clienti a volto scoperto. Quindi hanno portato fuori, diciamo, quella che era la vittima e gli hanno sparato praticamente in un luogo affollato. Un episodio grave, un atto di intimidazione a carattere simbolico nell'ambito del traffico di stupefacenti per ammonire la vittima ma dare anche un avvertimento a chi non saldava i debiti. Il 6 aprile i carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna su richiesta della Procura nei confronti di tre cittadini albanesi, due uomini e una donna, ritenuti responsabili a vario titolo di tentata estorsione, detenzione di arma illegale, lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha preso avvio in seguito al ferimento di un cittadino albanese, raggiunto da due colpi di arma da fuoco il 15 dicembre a Santerno. La vittima, quindi il soggetto ferito, era un acquirente di stupefacenti da colui che ha sparato. Okay. E probabilmente, anzi dalla nostra ricostruzione, che diciamo è derivata da un'attività tecnica ad ampio campo, a 360 gradi, come avete visto c'erano le immagini all'interno dell'ospedale, quindi abbiamo realizzato tutto quello che potevamo realizzare a livello investigativo. La vittima non aveva onorato determinati debiti e per questo motivo è stata oggetto di questa sparatoria. E questo è il punto, un atto intimidatorio, una estorsione per ottenere, diciamo, il pagamento di un debito di droga. Di quanto si sa? Questo non è stato ancora, diciamo, accertato. Però sicuramente la vittima non era l'unico cliente, l'unico acquirente del soggetto che è stato arrestato per la sparatoria. Quindi per questo, il significato anche simbolico intimidatorio di compiere il gesto in un bar affollato, a volto scoperto. Quindi è un episodio, come diceva il signor procuratore, grave, soprattutto per una regione come quella di una città come quella di Ravenna, dove insomma episodi del genere per fortuna si contano sulle dita di una mano. Uno degli arrestati, ossia la vittima dell'azione di fuoco che è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, due episodi in ospedale, da 60 grammi di cocaina l'uno, quindi a casa sua sono stati trovati 100 grammi di cocaina. Non si tratta di un acquirente che acquistava per scopi personali, per uso personale, ma era un acquirente che spacciava anche a livelli, diciamo, abbastanza rilevanti. E quindi è stata importante questa sinergia di successo, questa attività veramente tempestiva, sinergica ed efficace che è stata messa in campo tutti insieme per il raggiungimento di questo risultato, perché non deve passare appunto il messaggio che chi compie un'azione di questo genere non venga immediatamente, diciamo, represso. La stessa vittima ha poi proseguito addirittura durante una fase di ricovero nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti assieme alla propria compagna, con cui chiaramente si era dato appuntamento proprio all'interno dell'ospedale. Questo qui abbiamo inquadrato il soggetto, per cui è stato arrestato dal radiomobile appena fuori dall'ospedale e trovato in possesso di 50 grammi di cocaina. La repressione immediata di questi fenomeni, l'individuazione di possibili autori, rappresenta sicuramente una risposta adeguata che ci consente di affermare che le forze dell'ordine mantengono il controllo del territorio e sono in grado poi di intervenire e di leggere i vari fenomeni che si rappresentano in queste occasioni.